Carissimi amici della Pognotomia, buona domenica. E oggi inizia a far freddo e quindi facciamo tanto per essere molto coerenti con noi stessi, facciamo una rasatura fresca e mentolata, no? Cioè, praticamente andiamo in controtendenza. Oggi sarebbe da usare magari un sandalo, invece, ma perché? Perché ho trovato un sapone particolare, un sapone che non avevo mai provato e allora voglio provarlo insieme a voi. E stiamo parlando del Valobra che è mentolato, che è un sapone prodotto a Genova, storico, vedete, confezione di cartone, proprio molto, molto spartana, però molto anche, come dire, autentica, no? Proprio con l'etichetta ancora appiccicata sopra, il sigillo Valobra. Come si presenta questo sapone? Si presenta con un panetto da 1,5 l, un panetto di pasta di sapone. Profumo mentolato. E allora come facciamo? Lo mettiamo nella ciotola e poi lo montiamo, vediamo un pezzo. Valobra italiana, quindi ho pensato di rifare una rasatura con prodotti italiani. Allora cosa me, vabbè, a parte la ciotola di Rocco Contini che è italiana, ho messo a bagno un Omega Barber Pole tasso nero. Questo è un pennello che devo dire che mi ha sempre dato molte soddisfazioni. È un tasso considerato meno pregiato di altri tassi, ma è un tasso che dà un senso sulla pelle molto, molto positivo. Poi si apre molto bene. Poi a me piace molto il manico Barber Pole. Insomma, vedete anche che ciuffo dopo essere stato messo ben idratato, insomma, riattivato, perché quei pennelli vanno riattivati, quelli in pelo animale, se non si usano da un po' di tempo. Quindi, ottimo. Allora, per rimanere in Italia, anche se non le fanno più in Italia, ho messo una Bolzano Super Inox inossidabile, e l'ho montata sul mio rasoio da battaglia, che è quello che uso molto spesso, si vede anche dalle condizioni in cui. È un Fatip Black Chrome. Fatti Black Chrome già armato con la sua lametta Bolzano Super Inox per velocizzare. Allora, cosa facciamo? Preleviamo, io direi, una quantità di sapone di questo tipo, no? In modo da averne abbastanza. Molto morbida, ecco, così, una noce. La andiamo a mettere nella ciotola. Ma addirittura questa è così morbida che avevo un'idea. Vedete come poi le cose succedono, no? Di incorporarla, vediamo, nel pennello, nel ciuffo. Questa è morbida, eh? Non è una crema, ma è una pasta molto morbida. Ecco, sì, la sta metabolizzando. Giuro che questo è venuto in questo momento, io avevo in mente di fare in tutt'altro modo. E questa sta metabolizzando, guardate. Perfetto, direi che è un buon lavoro. Adesso, aggiungendo un po' d'acqua calda, vado a scorrere. E qui perché arrivi calda, purtroppo devo fare regolare la mia caldaia. Iniziamo a vedere il montaggio in ciotola. Tasso quindi movimenti orizzontali e verticali, evitiamo i movimenti circolari. Effettivamente è una soluzione intelligente perché non lascia pezzi vaganti. Però devo dire che questa manovra, essendo così morbida, difficilmente l'avrebbe lasciata anche sulla ciotola, però serve più acqua, questa chiede acqua. Prodotto italiano, prodotto economico, storico marchio genovese. Ecco qua, qui sì, guardate.
Ci siamo. Io direi che addirittura potremmo accontentarci di questa grande schiumata, che però non è così ariosa, ma è al punto giusto. Anzi, adesso addirittura, guardate. No? Allora, sciacquiamo il viso. Barba di 4 giorni. E iniziamo a spandere il tasso nero dell'Omega, ci aiuta. Il mentolo si sente abbastanza. Non è molto pungente come profumo. Sapore molto avvolgente, guardate che montaggio. Ecco qua, direi che ci siamo. Sciacquatina. Testina gentile Black Chrome. La metà stainless, quindi cruda. Aggrappa bene il pelo e lo porta via. Infatti per un rasoio comunque che per barbe dai 2 giorni in su è eccezionale. A prescindere dalla lametta, questo è uno di quelli che io uso molto spesso. Altri che vi faccio vedere, li acquisto per collezione e non li uso. Ci manca il cane che abbaia. Il cane si chiama Trevor ed è un American Staffordshire Terrier. Ovviamente lui se ne approfitta perché capisce che io sto facendo qualcosa e quindi pigliamo la porta almeno. E quindi abbaia ai cani che passano. Bene, il pelo è fatto, allora sciacquiamo, acqua calda per il viso, raccogliamo il sapone e seconda passata. Qua ce n'è finché ce n'è da fare 10 passate di sapone qua, ma ce n'è ancora una vita. Io avete visto che non è che non messa tanta, è una noce proprio. Il bello e il dramma di questi saponi è che se uno vuole provarne tanti, poi gli rimangono in mano, perché per finire un sapone del genere, radendosemi 2 giorni per dire, ragazzi, passano i mesi. E io mi ritrovo con più saponi che ho i capelli in testa tra un po'. Infatti basta adesso, cioè.
Non per cattiveria, io volevo andare tutti, però. Mia moglie mi ha fatto fuori di casa perché diceva, qui il bagno è solo più tuo, sai, insomma. Una volta il bagno era delle donne, adesso qui. Mi vergogno quasi quando arrivano gli ospiti e dicono, ma dove sono le cose di tua moglie? Non ci sono, sono in un armadietto. Scherza, però effettivamente è un po' così. Andiamo col pelo obliquo. Che in realtà è delicata perché questa Stein si è portata via tutta. Questa è la parte proprio più delicata perché è quella dove io ho il pelo obliquo in contrapeso. Però devo insistere leggermente di più. Per ognuno di noi deve fare la tara sul proprio viso. Bello obliquo. Sentiamo un po', ecco. Qui che rimane sempre qualcosa. Adesso c'è più niente perché ho insistito. Ecco qua. Adesso l'ultima sciacquata per un contropelo veloce. Allora, intanto inizio a anticipare il mio giudizio sul sapone. Valobra, ottimo sapone come consistenza, protezione, monta molto bene, pasta di sapone molto morbida, profumo mentolato ma leggero, non c'è questa... però... cioè, senza infame, senza lode il profumo, secondo me. Però io credo che il sapone alla barba deve prima avere qualità di protezione e di montaggio. Cioè, il profumo va bene che ci sia, ma non è la prima cosa che le cerchi un sapone alla barba. Poi, ecco, io non trovo barba, sì, ma io personalmente, poi magari ci sono persone che adorano i saponi da barba, e quindi... contropelo leggero. Ormai scorre come una palla alla biliare sul tappeto verde perché non c'è più niente. Dettagli proprio. Ecco qui, è una sembra qualcosina. Ecco qua. A posto. Direi che vi ho ottenuto un'ottima barbata. Acqua fredda, allora velocissimamente. Sapore vi ho già detto. Fatip, se considerate che io lo uso tra i miei 3-4 rasoi che uso di frequente, quindi questo come vedete anche i segni nelle battaglie. Questo è un Black Chrome comunque. Classico Fatip Gentile, prodotto insomma che non si discute.
La meta Bolzano chiaramente molto mordente in fase di pelo, però poi quando praticamente tutto via tutto scorre e la pelle si abitua, insomma, si tratta molto bene. Il pennello, il tasso leva dell'Omega, che adesso non mi ricordo il numero, ma ve lo scriverò nel video. 6, 5, non mi ricordo più, comunque, non sono molto flessibile, cioè non mi ricordo mai. E se lo sto sciacquando perché qui ho ancora del sapone, immaginate, incamerato. È un pennello che per chi vuole un tasso e non vuole spendere miliardi, io lo consiglio perché è un pennello efficiente, è un pennello come piace a me, cioè non troppo morbido come potrebbe essere un silver, scusatemi se non mi guardo, ma perché per lavarlo ci vuole un po', insomma. Ma insomma è importante come consistenza, però non aggressivo, cioè non ha particolari elementi di aggressività sulla pelle, fa anche piacere, no? Una sensazione piacevole. Eccolo qua, guarda che bel ciuffo, qua ancora è rimasto un pelo di sapone che adesso toglierò poi con calma. Quindi Barber Polo, mega tasso nero, insomma, poi la sigla ve la scrivo. Passiamo ad Uomo Barba che invece molto mentolato è, ed è il mitico freddo di Extra Cosmesi, il dondola da Cignello, no? Che l'anno scorso si inventò questo freddo, che effettivamente è freddo, cioè, infatti qua ci sarà una bella botta perché... Congela. Bene, bene, bene. Allora, niente, anche questa domenica abbiamo fatto la barba. Niente, io vi ringrazio perché vedo che ogni settimana salgono gli iscritti al canale di YouTube, ma anche alla pagina di Facebook, quindi vi invito a farlo fare ai vostri amici che fossero interessati, insomma, ai miei video, e vi ringrazio e vi auguro una buona settimana e buona domenica, ovviamente, e buona barba se non l'avete ancora fatta.